La Giunta Nazionale dell'UMPLI ha voluto rendere merito a quello che è stato il lavoro che ha sviluppato dei veri e propri premi per il nostro territorio. Abbiamo fatto un primo discorso e una prima premiazione a Curinga ieri, stamattina il Borgo dei Borghi a Tropea. Permettetemi di dire che oggi c'è la parte culturale, la parte bella di Vibo, città del libro, al primo posto in Italia. Beh, noi da anni ormai come Proloco lavoriamo sulla cultura e lavoriamo soprattutto per far sì che le Proloco abbandonino in un certo senso quella che era l'immagine della sagra e basta. Ormai sono decenni che portiamo avanti il discorso delle Proloco sul piano culturale, le Proloco che ritornano indietro nelle tradizioni, che tirano fuori quelle che erano le grandi storie del proprio territorio. Ecco, allora si sono formati dei documenti, dei libri, e anche questa volta questo libro che noi presenteremo, grazie anche al sindaco di Vibo Valentia, proprio qui per festeggiare la città del libro, è un libro che dà l'esatta situazione del lavoro immane che fanno le Proloco a livello nazionale e del lavoro che fa anche la Calabria, perché è chiaro che è un pezzettino di storia nel libro stesso di tutta un'economia che in Calabria viene sviluppata. Allora è una grande festa, continua la festa, continua anche oggi pomeriggio la festa, e qui a Vibo siamo contenti veramente di stare al fianco del sindaco che ha riportato una città ad avere dei grandi premi. Città calabresi che fino a ieri invece venivano criticate, oggi sono al centro dell'attenzione in positività. Viva la positività della nostra Calabria!